Il messaggio è: quello che immettiamo nella rete rischiamo che rimane lì per sempre. Quella online, che molto spesso sembra quasi come un posto dove poter scrivere qualsiasi cosa, poter giocare, poter rompere tutti i freni inibitori che abbiamo nel mondo reale, rischia di ritornarci contro forte, come un boomerang, anche a distanza di tempo. Una vita da social, un'importante iniziativa di sensibilizzazione dei ragazzi sul tema dell'utilizzo corretto dei social network e del cyberbullismo. Sì, intanto mi piace sottolineare che siamo alla nona edizione di questa campagna itinerante voluta fortemente dalla Polizia di Stato e che toccherà ben 73 città. Lecco è una di queste. Il tema è semplice: sensibilizzare i giovani che ormai svolgono gran parte della loro vita sui terminali, quindi sui telefonini e sui social, di conseguenza sensibilizzarli sulle varie insidie che la rete comporta e un uso smodato della rete comporta. I 2 anni di pandemia che abbiamo vissuto hanno moltiplicato in modo esponenziale tutti i reati che conoscono la rete come terreno fertile. Tra questi anche i reati che riguardano i giovani, il cyberbullismo in particolare, che è appunto uno dei temi fondamentali che viene toccato dai nostri operatori all'interno del track che vediamo alle mie spalle. Come fare anche in famiglia ad affrontare questo tema? Quali possono essere gli strumenti per sensibilizzare i ragazzi oltre a iniziative come queste? Beh, il dialogo e il confronto. Credo che i migliori anticorpi, peraltro nei giovani, siano gli stessi giovani, quindi confrontarsi tra di loro, conoscere le insidie, parlarne, aprirsi ai genitori e aprirsi anche alle altre istituzioni educative, quali la scuola. Quello che cerchiamo di spiegare ai ragazzi è di pensare alle azioni che fanno anche nel mondo virtuale, perché a volte sono delle azioni che lasceranno le conseguenze per il resto della loro vita. I consigli che diamo sono quelli di fare attenzione e di verificare l'identità del loro interlocutore, perché nella rete le insidie sono proprio dietro l'angolo. Con esempi concreti arriviamo a scoprire con quale facilità questi ragazzi si fidano del loro interlocutore o del loro compagno di gioco, che però a volte potrebbe anche essere il malintenzionato di turno.